Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria. Allora, ci hanno chiesto, scusate se cominciamo sempre così, ma anche le vostre osservazioni, anche le vostre critiche ci aiutano comunque sia a capire quello che possiamo fare per venirci incontro ed aiutarci. Grazie al battesimo siamo infatti tutti cooperatori della verità. Dunque, ci hanno chiesto di chiarire un attimo che cosa si intende per coscienza morale attraverso il concetto e il contesto stesso della misericordia, la vera misericordia. Allora, noi non siamo autoreferenziali e di conseguenza ci fonderemo tutti sul magistero della Chiesa Cattolica, che non è relegata esclusivamente a un periodo o a un pontificato, ma abbraccia tutta la storia della Chiesa e l'insegnamento patristico e del catechismo e quindi del magistero, i dottori e i santi. Bene, allora le seguenti riflessioni nascono da una serie di interventi, infatti, di Giovanni Paolo II e dell'allora cardinale Ratzinger, Benedetto XVI, relativi al discernimento di come deve essere educata la coscienza verso se stessi e il bene comune, anche in relazione dell'uso della vera misericordia autentica da parte di ogni uomo, in particolare dei battezzati e di quanti vogliano dirsi davvero cattolici. Vengono qui proposti ampi brani delle due encicliche di Benedetto XVI, la Deus Caritas Est e anche la Spe Salvi. La misericordia non è ostacolo al dovere dell'evangelizzazione, tantomeno a un indebolimento del dovere del cristiano di dire al mondo la verità di Dio e sull'uomo. Così spiegò l'urgenza della misericordia nell'evangelizzazione l'allora cardinale Ratzinger, poco prima di diventare pontefice. In che cosa consiste l'essere fanciulli nella fede? Risponde San Paolo. Significa essere spallottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina. Una descrizione molto attuale. Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni? Quante correnti ideologiche, quante mode del pensiero. La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata non di rado agitata da queste onde, gettata da un estremo all'altro, dal marxismo al liberalismo fino al libertinismo, dal collettivismo al individualismo radicale, dall'ateismo ad un vago misticismo religioso, dall'agnosticismo al sincretismo e così via. Ogni giorno nascono nuove sette e si realizza quanto dice San Paolo sull'inganno degli uomini, sull'astuzia che tende a trarre nell'errore. Avere una fede chiara, secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo, mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi moderni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Noi invece abbiamo un'altra misura. Il figlio di Dio, il vero uomo. È lui la misura del vero umanesimo.
Adulta non è una fede che segue le onde della moda e l'ultima novità. Adulta e matura è una fede profondamente radicata nell'amicizia con Cristo. Ed è questa amicizia che ci apre a tutto ciò che è buono e ci dona il criterio per discernere tra vero e falso, tra inganno e verità. Questa fede adulta dobbiamo maturare. A questa fede dobbiamo guidare il gregge di Cristo. Ed è questa fede, solo la fede, che crea unità e si realizza nella carità. San Paolo ci offre a questo proposito, in contrasto con le continue peripezie di coloro che sono come fanciulli spalottati dalle onde, una bella parola: fare la verità nella carità. Allora, il dibattito in corso sulla vita umana sta mettendo in rilievo sempre più un confronto fra la morale cristiana, più precisamente quella cattolica, e morale laica. C'è tendenza a chiudere il significato di morale esclusivamente, peraltro, dentro la sfera sessuale. Lo stiamo vedendo oggi, purtroppo, con queste aperture. Basta leggere James Martin, il gesuita, che è portato a parlare della famiglia, ormai si è inoltrato ben oltre il suo compito della difesa della famiglia e quindi a sdoganare altri tipi di unione che con la creazione di Dio non c'entrano nulla, anzi gli si oppongono, ma non si può dire. C'è tendenza a chiudere quindi questo significato nella sfera sessuale, ci si arriva dopo un'errata concezione della morale in quanto tale, la quale abbraccia ogni stile di vita e coinvolge la persona all'interno della propria cultura, razza e nazione. Per comprendere che cosa insegna la Chiesa occorre porsi alcune domande. Ma quale è la vera identità della morale cattolica? Quale è la vera identità che si vuole dare alla morale detta laica? E in quale modo l'attuale evangelizzazione può svolgere la sua azione nel mondo? E in quale modo essa può coinvolgerci, soprattutto noi che vogliamo dirci ancora cattolici? Iniziamo con il dire che fra morale cattolica e laica, in verità, non dovrebbe esserci alcuna differenza, poiché la Chiesa non detiene affatto il monopolio della morale, perché questa non è una sua invenzione. È un grave errore identificare questa morale come una espressione diversa fra il mondo cattolico, che qui si intende appunto per religioso, e laico. Pochi sanno che tale morale discende da un medesimo nucleo di verità di riferimento, entrambi da un antichissimo contesto di comuni principi, ed entrambi si connettono alla ragione. Quindi è importante definire che questa morale in quanto tale nasce nel contesto di una coscienza religiosa, mentre credere in una sfera della morale autonoma, dissociata dalla coscienza, ossia diversa dalla morale in quanto tale, è un'eresia nel senso più vero del termine. Infatti eresia vuol dire separazione, separazione da una verità. Una morale quindi separata, dissociata, ossia autonoma, conduce ad una eresia, è inevitabile, cioè ad una netta separazione dal suo originale significato, dalla sua provenienza naturale, e di conseguenza dal suo vero scopo. Tale separazione da quel principio comune che è la coscienza religiosa genera alla fine quell'inganno, quel trarre nell'errore di cui parlava già il cardinale Ratzinger nel testo riportato sopra. Dunque, perché parliamo di coscienza religiosa allora se non c'è differenza?
Perché senza la dimensione spirituale, senza la ricerca di Dio, non esisterebbe nessuna morale e si sfocerebbe nel moralismo. Ognuno inventerebbe una propria morale. Quando noi diciamo morale naturale, legge naturale, è quella che Dio ha dato a tutti gli uomini, all'umanità, che poi naturalmente questa è stata offuscata ed è resa difficile a causa del peccato originale. Quindi non ci sono tante morali, è una nella legge naturale, va bene? E questo a prescindere dove si nasce, a prescindere la cultura, a prescindere la razza, la lingua, eccetera. Va bene? Quindi per questo viene definita anche una dimensione spirituale, perché in sostanza che cosa accade? Stiamo bene attenti. Quando noi parliamo di metafisica, sappiamo perfettamente che stiamo parlando di qualcosa che molti oggi non comprendono. La metafisica che ci ricollega poi all'Aquinate, a San Tommaso d'Aquino, agli studi di San Tommaso. Sull'uomo, la vera antropologia, che cosa significa? Praticamente, se noi ci fermiamo, cioè se noi vediamo l'uomo, vediamo noi stessi, parliamo della coscienza dell'uomo, senza parlare della metafisica, senza capire a che cosa ci serve la metafisica, noi ci fermeremo semplicemente sulle sensazioni visibili, cioè sulle funzioni formali, su quello che noi vediamo, su quello che è funzionale, va bene? Mentre invece la metafisica ci fa guardare oltre. Non so, possiamo fare anche un esempio, tra l'altro oggi insomma abbastanza reale. C'è chi prende gli animali talmente in affezione che addirittura li chiama anche figli, no? Addirittura li sostituisce. Vabbè, uno dice, ma questo è un problema loro, d'accordo, però il concetto è questo. Effettivamente anche il concetto animale, anima, sembrerebbe non dividere l'uomo dall'animale, va bene? E invece no. Perché la nostra razionalità, il nostro modo di relazionarci, l'intelletto e la forza di volontà, quindi il libero arbitrio, non è negli animali, ma è solo nell'uomo animato e quindi che ha un'anima intellettiva. Quindi la metafisica è già questo, questa differenza. Ecco perché noi oggi molti non riescono a distinguere, perché noi difendiamo, per esempio, il matrimonio tra un uomo e una donna, anziché spalleggiare o dover assolutamente accettare, e questo non è possibile, il cosiddetto, tra virgolette perché non lo è, un matrimonio tra persone dello stesso sesso. Ora, se noi ci fermiamo sull'aspetto formale, che differenza c'è tra una coppia uomo e donna e una, tra virgolette, che non lo è, coppia che ci vogliono imporre, di due persone dello stesso sesso? Apparentemente nessuna. Apparentemente nessuna. Perché? Perché se noi vediamo entrambi, come si dice, compiono delle azioni che sono comuni ad entrambi, va bene? Vanno a lavorare, ci si alza, siamo persone umane, entrambi abbiamo bisogno delle stesse identiche cose, abitiamo gli stessi palazzi, capite? Questo è l'aspetto formale, va bene, quello che vediamo e che naturalmente non ci porta a nessuna distinzione. Ma la metafisica ci fa andare oltre, ossia lo scopo di quelle azioni, lo scopo del matrimonio, lo scopo perché siamo uomo e donna, perché questa differenza, perché questa creazione maschio e femmina, perché, per quale motivo? Perché c'è uno scopo, c'è una funzione, capite? Quindi se noi ci fermiamo sull'aspetto formale non c'è nessuna differenza, ma questo è un inganno, è una coscienza oggi laicista, che non prevede quella morale che ci previene dalla metafisica, cioè
l'uomo creato in funzione di qualcosa in più. Eccola, se ci fermiamo alla funzione, togliamo quel andare oltre e quindi arrivare a Dio, arrivare al vero scopo per cui noi nasciamo, che ci stiamo a fare su questa terra. Ecco perché poi si tenta purtroppo di eliminare anche il concetto della morte. Oppure si arriva all'eccesso opposto, l'eutanasia, l'aborto, no? O si vuole esorcizzare la morte con Halloween, va bene? I mostri, i film di zombie, i film panteistici dove il bene vince sul male, ma non è un dio, ma non è Dio, è una divinità, una divinizzazione che fa l'uomo dell'uomo, va bene? Capite dove si arriva? Benissimo, quindi coscienza religiosa è tutto questo, teniamolo bene a mente, mi raccomando. Quindi, in tal senso, il termine religioso non deve essere associato esclusivamente all'ambiente monastico del clero, al contrario, essa è una dimensione che è comune a tutti gli uomini di ogni lingua, cultura, popolo e razza e nazione, e di conseguenza tale morale è comune ai laici, siano essi credenti quanto non credenti. Non può esistere una doppia morale, che tra l'altro andrebbe a contraddirsi, sarebbe l'alienazione della morale stessa. E a questo punto non avremmo più la verità, non esisterebbe più la verità. Questa realtà della morale è dunque la realtà di una coscienza che coinvolge l'uomo e in quanto tale, e non perché l'uomo venga diviso attraverso una morale cattolica o non cattolica. Diceva così Ratzinger: è vero che oggi esiste un nuovo moralismo, le cui parole chiave sono giustizia, pace, conservazione del creato, parole che richiamano dei valori morali essenziali di cui abbiamo davvero bisogno, ma questo moralismo rimane vago e scivola così quasi inevitabilmente nella sfera politico-partitica. Esso è anzitutto una pretesa rivolta agli altri e, troppo poco, un dovere personale della nostra vita quotidiana. Infatti, cosa significa giustizia? E chi la definisce tale? Che cosa serve alla pace? Negli ultimi decenni abbiamo visto ampiamente nelle nostre strade e sulle nostre piazze come il pacifismo possa deviare verso un anarchismo distruttivo e verso il terrorismo. Il moralismo politico degli anni 70, le cui radici non sono affatto morte, parole di Ratzinger, fu un moralismo che riuscì ad affascinare anche dei giovani pieni di ideali, ma era un moralismo idealista, con un indirizzo sbagliato in quanto privo di serena razionalità e perché in ultima analisi metteva l'utopia politica al di sopra della dignità del singolo uomo, mostrando persino di poter arrivare in nome di grandi obiettivi a disprezzare l'uomo. L'aborto ne è un esempio. Il moralismo politico, come l'abbiamo vissuto e come lo viviamo ancora, non solo non apre la strada a una rigenerazione, ma la blocca. Lo stesso vale di conseguenza anche per un cristianesimo e per una teologia che riducono il nocciolo del messaggio di Gesù Cristo, il regno di Dio, ai valori del regno, identificando però questi valori con le grandi parole d'ordine del moralismo politico e proclamandole nello stesso tempo come sintesi delle religioni. Dimenticandosi però così di Dio, di Gesù Cristo, vero Dio. Nonostante sia proprio Lui invece il soggetto e la causa del regno di Dio è il motivo per cui la Chiesa esiste. Al suo posto rimangono così grandi parole e valori trasformati in ideali.
che si portano e si prestano però a qualsiasi tipo di abuso. Josef Ratzinger, conferenza sull'Europa nelle crisi delle culture, e a Subiaco il 1 aprile del 2005, pochi giorni prima di diventare sommo pontefice. Quindi, come possiamo dedurre dalle parole appena ascoltate, la cosiddetta morale politica porta ad una scissione, ossia separazione, eresia, di quell'unica morale che da sempre anima la coscienza dell'uomo di ogni tempo, spingendola verso la causa prima, il creatore, e mai il contrario. Non siamo noi a creare Dio, non siamo noi a creare una morale, non siamo noi a creare la metafisica, non siamo noi a creare l'uomo. Capite il ribaltamento invece che c'è stato? Nel momento in cui accadesse il contrario, ossia che la morale conducesse lontano l'uomo lontano da Dio, ecco che avremo il moralismo e l'illusione di una morale favorevole all'uomo e dunque alla società. In verità sarebbe ed è la sua alienazione e la sua stessa devastazione. Un esempio concreto di questa alienazione e distruzione derivante da una doppia morale alimentata dalle ideologie politiche l'abbiamo nell'assordante rivendicazione di pace dei movimenti pacifisti. Ciò che non può rendere credibili i loro sforzi è quell'ostinato sostegno, per esempio, all'aborto. E oggi a cose anche gravi, eutanasia, la libertà, la falsa libertà, i falsi diritti. Eccolo lì, l'equiparazione del matrimonio tra uomo e una donna con persone dello stesso sesso. E addirittura il diritto di togliere a un bambino dalla propria madre, comprandolo peraltro, attenzione bene, pagando, comprandolo, si compra la vita umana, per farla crescere, obbligandola a non avere o un padre o una madre, va bene? Infatti, mentre gli stessi movimenti si spingono nelle piazze con manifestazioni pubbliche per rivendicare il ricorso alla pace e la cessazione giustissima di ogni guerra, dall'altra parte gli stessi partecipanti sono nella maggior parte sostenitori di una guerra silenziosa e devastante contro l'uomo e contro Dio stesso. Ed è una guerra che si sta consumando da anni dentro il grembo delle donne attraverso il massacro di milioni di vite umane innocenti. Ha ragione, si chiede Ratzinger, ma che cos'è la giustizia? Chi la definisce? A che cosa serve la pace? La stessa Santa Madre Teresa di Calcutta, che non era certo una moralista, bensì una persona esperta della vita umana, sosteneva che non può esistere una vera pace se questa non comincia dal grembo materno. La mamma deve fare pace con sta creatura che ha concepito. Non può distruggerla, non è roba sua. Lo slogan «l'utero è mio e lo gestisco io», eccola, una falsa coscienza, una falsa morale, perché non è affatto suo. Sarà suo, ritorniamo alla questione formale, sarà suo fisicamente, no? Ma moralmente, eccola qui la metafisica, no, non è roba sua. Tutto è un dono, capite? Dunque, nel fare questi discorsi si viene accusati di essere moralisti, di essere bigotti, o appunto si divide il concetto della morale cattolica, ed è qui che si consuma l'errore più grave, poiché la vita umana non può diventare appannaggio di un gruppo di persone inserite nella società e che ci vengono magari poi imposte politicamente. Tantomeno può essere relegata all'interno di un discorso religioso. Si tratta di chiarire questi termini di una vera e corretta evangelizzazione che trova così allora nella misericordia vera di Dio il ricorso a farsi promotori di una coscienza morale universale. Ecco perché è anche cattolica. Universale vuol dire cattolica, E che dica all'uomo quanto preziosa sia la sua vita, ma anche quella degli altri, a partire dal concepimento però.
Se la giustizia che l'uomo stesso va cercando non conducesse quale primo atto la difesa della vita umana in quanto tale dal suo concepimento fino alla sua morte naturale, l'uomo non avrà mai la vera giustizia e di conseguenza non avrà mai la vera pace che cerca. Gesù lo disse: vi do la mia pace, non come quella che il mondo vi dà. Riflettete bene su queste parole di Gesù, perché specifica che esiste la sua pace e la pace di un mondo che Gesù rigetta. Vi do la mia pace, non come quella che il mondo vi dà. Attenzione, va bene? Quindi la verità, ecco, Cristo stesso rovescia il concetto della verità. Domande che non partono affatto esclusivamente da un uomo di fede. Al contrario, generalmente queste domande nascono in ogni uomo in ogni tempo, no? Perché devo ascoltare, che cos'è questa verità, no? Che tutti fanno la verità. Ma voi pensate quanto è bello e come ci toglie di impaccio Gesù Cristo. Perché lui non ha detto: guardate, venite qui, io vi dico la verità. Poi fate voi, no? Discutete, dialogate tra voi, cercatela tra di voi. No, Gesù dice: io sono la verità, la via e la vita. Questa è la metafisica, state attenti. Io sono la verità, la via e la vita. Ecco perché non può essere dialogata. Noi non possiamo fare della verità un dialogo dove ognuno sceglie poi il piatto di portata. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? La verità è la persona di Gesù Cristo, non una proposizione, non un'idea, non un aspetto delle cose. Certamente neppure una imposizione, Gesù non te lo impone, ma per renderti credibile cosa ha detto, è finito sulla croce. Capite perché oggi vogliono eliminare il crocifisso? Vogliono eliminare la croce, la sofferenza, il Vangelo della sofferenza, che poi va a finire a che cosa, scusate, a quella ricerca del proprio peccato, della coscienza retta, ritorniamo all'inizio, quella morale, la coscienza morale. Io mi devo rendere conto che sto vivendo in una forma di peccato, e chi me lo dice? Me lo dice Gesù Cristo, che ha detto: io sono la verità. Capite il giochino come funziona? Cristo non si impone, si offre. Sulla croce però, sta attento, sulla croce, e dice: chi mi ama prende ogni giorno la propria croce e mi segue. Chi mi ama osserva i miei comandamenti. Tutto il mondo cerca la verità, e chi lo esclude questo? Se basta pensare l'epoca detta dell'illuminismo, che è stato il tempo più buio per l'uomo e per la Chiesa, l'illuminismo, il tempo dei lumi, che invece certamente c'è un aspetto positivo, che è quello della ragione, che è lentamente maturata sotto certi aspetti, ci mancherebbe altro, ma si è arrivata a mettere in discussione la verità, Gesù Cristo. Perché ricordatevi che tutte queste battaglie sono relativamente contro la Chiesa. Si è cominciato a studiare la storia vera dal 1600-1700, ma anche già con Lutero, e certamente è contro la Chiesa cattolica. Contro, ma perché? Perché la Chiesa cattolica che faceva? Ti portava Gesù Cristo, ti portava la veritas, lui.
Guardate che assalto che ha subito nell'Ottocento. Guardate la storia di Pio IX. Leggete quel povero Leone XIII costretto 25 anni a rimanere rinchiuso in Vaticano, se no sarebbe stato arrestato. Che gli avevano tolto tutto, non poteva muoversi. No? Ma guardiamo anche la differenza con la Chiesa di oggi, che si è piegata invece a questo mondo. E infatti i risultati li vediamo. Dove sta la persecuzione oggi alla Chiesa? Sì, qua e là si fa. Perché? Perché c'è una certa resistenza cattolica a resistere al mondo, alle ideologie del mondo, e di conseguenza guardiamo come è stato trattato Giovanni Paolo II, come è stato trattato Benedetto XVI, vediamo oggi come i media invece trattano il pontefice regnante. Va bene? Andiamo avanti. Ecco, dunque tutti gli ismi, no? Però passano presto di moda. Come un temporale d'estate, lasciando tuttavia dietro di sé enormi devastazioni e rovine. Cercando la verità, noi cerchiamo lo stare bene. Ma perché? Bene, chi è? È Dio. È Dio. Dio è il bene, Dio è bene. È veramente, è l'oltre quel buono. Perché buoni lo possiamo essere un po' tutti, lo possono essere quelli delle altre religioni, molto più di noi cattolici, eh? Ma lo stare con Dio, lo stare con Cristo, l'essere evangelizzatori, l'essere discepoli, va ben oltre quel concetto di essere buoni. Lo stare bene, quindi lo stare con Dio. Noi cerchiamo la persona, cerchiamo il Padre che è il bene e il Cristo che è la verità ed è certamente la realizzazione, ma anche la manifestazione concreta. Chi ha visto me ha visto il Padre, dirà Gesù a Filippo e ai discepoli. Non si tratta di verità del padre che il figlio deve imparare per poi trasmettere, attenzione, come affermano oggi i modernisti, a cominciare da Enzo Bianchi. Cristo è verità in sé stesso, per questo egli solo può garantire ad ogni uomo che non mente. E non solo che lui dice la verità, ma che lui è questa verità incarnata. Attenzione, avete capito? Ciò andava al di là anche dell'intelligenza degli apostoli. Lo dicevamo, Filippo esprime una certa inquietudine con una richiesta precisa. Signore, mostraci il Padre e questo ci basta. Dacci questa prova. Eccolo lì. Gli apostoli non riescono ad afferrare l'identità del figlio e del padre. Hanno appena saputo che stanno per lasciare Cristo e non sanno che andare presso il padre significa restare con Gesù, rimanere presso di lui nella terra promessa, ma attraverso il sacrificio del martirio. Questo non l'avevano ancora capito. Giovanni, capitolo 14, 7-14. L'applicazione dunque della morale significa stare bene, stare con Dio, che è sommo bene. Non è possibile così che l'uomo cerchi per se stesso il male. È assurdo. L'uomo di per sé cerca il meglio, cerca di stare bene. Però attenzione, perché qui subentra quell'atteggiamento che si chiama superbia e che portò al primo peccato originale. Che cosa voleva fare in fondo Adamo? Che cosa voleva in fondo Eva? Non lo fece per cattiveria, ma perché gli era stato suggerito: saresti stata bene, saresti stata più forte, immortale. Capite? Non cercava certo il male, ma non sapeva che quel suggerimento era il male, ma la superbia,
il libero arbitrio ha fatto il resto. Ecco perché è venuto Gesù, perché da soli finiremo di nuovo come Adamo ed Eva. Lo capite? Se noi stiamo senza Gesù Cristo, perché Gesù lo dice, voi da soli non potete fare nulla, senza di me non potete fare nulla, senza di me non potete andare al Padre. Oh, so parole di Gesù Cristo. Capite? Ma questo perché? Perché noi siamo stati infettati dal peccato originale e questo ci porta ad avere una coscienza morale sbagliata. Ci riporta a peccare nuovamente di superbia. Ecco, quel pensare da me stessa. Io penso quello che credo e ritengo che per me sia un bene. Ma senza Cristo, senza la verità. Eh no, signori miei, senza la metafisica di San Tommaso d'Aquino, che non è sua personale, lui ha interpretato tutta la discussione già fatta in passato dei padri della Chiesa sulle questioni etiche e morali, si chiama scolastica. Andatevi a leggere, l'abbiamo fatto il video, della Pascem di Dominici Gregis di San Pio X che condanna le idee moderniste, la teologia modernista. Lo vedete? Se noi andiamo a vedere, è tutto collegato, molto collegato. Quindi andiamo un attimo a chiudere adesso. Al pari potremmo citare anche Giovanni Paolo II in un'enciclica poco conosciuta per la verità, ed è un peccato perché andrebbe rivalutata, e lo faremo. La Christi Fideles Laici, il compito dei laici nella Chiesa. Sentite che dice: chi sono i laici? Sono tutti i fedeli, a esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso, che sono stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio. Già vedete che è sbagliato che oggi si intenda per popolo di Dio tutti i movimenti popolari, attenzione bene, confacenti parte anche di altre religioni, per cui oggi un pontefice arriva a non dare la benedizione ai giovani cattolici presenti, perché in mezzo ci sono dei giovani non cattolici di altre religioni. Ma questi non sono il popolo di Dio. Non sono il popolo di Dio. Il popolo di Dio è costituito dai battezzati. Stiamo bene attenti. Certo, dice Giovanni Paolo II, non è un'enciclica, scusate, è un'esortazione apostolica, dice che ai laici cattolici, tuttavia l'invito è rivolto certamente anche alle persone di buona volontà, ma il popolo di Dio è formato dai cattolici, dai cristiani battezzati, va bene? Dove all'interno di questo popolo ci sono delle divisioni. Vedasi i protestanti e vedasi gli ortodossi. Avete capito bene? Ecco, è il popolo di Dio che è separato. No, il mondo va per conto suo. Lo abbiamo appena espresso. Allora, dunque, dice così Giovanni Paolo II. Vadasi allora che tutti quei fedeli laici che finiscono per disattendere a questo compito assunto mediante il battesimo diventano a loro volta mistificatori della verità, offuscando la verità, e finiscono per offuscare Gesù il Cristo, e di conseguenza non contribuiscono più alla ricerca del bene per se stessi e per gli altri, al contrario finiscono per sostenere ciò che è deviato, portando il male, adagiandosi ai vari moralismi ideologici fini a se stessi. Ecco così l'importanza della cosiddetta nuova evangelizzazione, la quale non è affatto nuova nella dottrina, o almeno così non lo era fino a 5 anni fa, ma nuova per una riscoperta della dottrina cattolica e per un suo approfondimento alla luce della cultura moralista ideologica che oggi si vuole imporre. Vi è dunque un'errata concezione anche del laico,
quasi che il fedele laico non debba prendersi cura del pensiero laico in quanto tale, solo perché è un fedele a Cristo, alla Chiesa, una sorta di laico di serie B, dove la fede diventa un fattore privato. Diceva il grande San Maria, San José Maria Escrivá, non ci può essere una doppia vita, non possiamo essere come degli schizofrenici se vogliamo essere veramente cristiani. Bisogna decidersi. Allora, quindi arriviamo qui. Instaurare omnia in Cristo. Che vuol dire? Non a caso con queste parole San Pio X iniziava il suo pontificato all'inizio del Novecento. Quale significato hanno per noi oggi? Lo diceva Giovanni Paolo II nel 1993, andando a visitare la parrocchia dedicata a San Pio X. Diceva appunto che ebbe a portare tutti quale esempio San Pio X, sottolineando l'importanza di avere non semplicemente una parrocchia e stare in una comunità, va bene, ma che bisognava esclusivamente portare l'esempio dei santi di cui noi di queste comunità portiamo il nome. E questo per testimoniare una retta coscienza associata e legata alla dottrina cattolica. Instaurare omnia in Cristo, che significa appunto, facile insomma, no? Instaurare omnia vuol dire portare, instaurare gli uomini a Gesù Cristo. Portare Cristo agli uomini, instaurare negli uomini il Cristo. Era il recupero per San Pio X. Anche per questo condannerà appunto il modernismo. Va bene? Instaurare omnia in Cristo è quindi quell'annuncio, peraltro caro alla vera tradizione della Chiesa, che è il Cristo Re. Un Re al quale ricapitolare tutte le cose, ma principalmente i nostri cuori e quelli del nostro prossimo, la nostra vita. Discepoli, che vuol dire, scusate? Discepoli di che cosa? Di chi? Noi non siamo discepoli di un papa, Quando si dice discepoli di un santo, no? Di un santo fondatore, vediamo per esempio i domenicani che sono stati certamente discepoli del loro fondatore. Ma essere discepoli di San Domenico significava aggregarsi al fondatore all'interno della Chiesa Cattolica. Cioè essere servitori di un nuovo carisma all'interno della Chiesa Cattolica. Non inventandosi una dottrina. Trovateci voi un santo fondatore che abbia inventato una dottrina, come invece non sta succedendo da 50 anni ad oggi con i movimenti. I fondatori di questi movimenti laicali, andateli a sentire un po' tutti, hanno inventato delle nuove dottrine o hanno modificato la liturgia. Dobbiamo fare i nomi? Se voi andate dai neocatecumenali troverete una loro dottrina, troverete una loro messa, è la loro messa, troverete il loro cammino. Se voi entrate nel rinnovamento carismatico dello Spirito Santo, voi dovrete fare il loro cammino, non il catechismo della Chiesa Cattolica. Non lo fanno, loro non studiano sul catechismo della Chiesa Cattolica. E questo sta succedendo anche in tutte le parrocchie. Voi andate e noi sfidiamo chiunque di trovarci almeno 10 parrocchie che fanno catechismo della Chiesa Cattolica, ai bambini, ai crisimandi. Noi sfidiamo chiunque. Capite bene dove siamo arrivati? Allora, siamo arrivati così alla conclusione. Benissimo. Bene, qui poi si parla. Ecco, noi vogliamo riproporvi, scusateci, i tre
atti un po' dimenticati, teologali, l'atto di fede, di speranza e di carità, che davvero sono stati purtroppo dimenticati. Pensate che non si imparano più, non si insegnano più e non si fanno imparare più a memoria ai bambini. Vogliamo provarci a farlo noi? Vogliamo cominciare da queste piccole briciole? A noi dei genitori ci ha scritto una madre un po' preoccupata perché deve iscrivere i figli, due gemelli, alla prima comunione e quest'anno appunto, e ci ha chiesto: ma come dobbiamo fare noi? Quando sondando un po' il terreno delicatamente ho capito che erano una famiglia normale, cattolica, praticante, comunque marito e moglie, tranquilli, cioè non divorziati, perché ormai bisogna stare attenti a tutto, e nel senso per poter dare qualche consiglio tranquillo, saggio, allora gli abbiamo detto: benissimo, fate una cosa, comprate il catechismo della Chiesa Cattolica, mettetevi lì, imparatelo e fatelo con i vostri figli. Incominciate a imparare dalle fondamenta. Io ho detto: noi vi consigliamo di prendere quello detto San Pio X, ma per un semplice motivo, perché è più facile. È più facile, pensate un po', quello nuovo del 1992 che noi stessi usiamo ha la stessa struttura portante, ha tutti gli stessi capitoli e titoli, però è molto più lungo, è molto più prolisso, mentre invece poi c'è la sintesi che è molto fatta bene, che va bene, c'è il compendio eccetera, però se si va a quello di San Pio X è importante per imparare le nozioni elementari che da 50 anni non si insegnano più e sono state dimenticate, a cominciare pure dalle preghiere, dai piccoli atti, dalle cose più semplici. Capite? Ecco, noi abbiamo dato questo consiglio e consigliamo tutti di fare così. Allora, davvero, la vera speranza è questa: atto di fede, atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere, Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, io ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, fa che io t'ami sempre più. E finiamo con una bella preghiera in latino, perché no? Dobbiamo familiarizzare col latino. Inviolata, integra, et casta es Maria, quae es effecta fulgida cieli porta, o Mater, alma Christi carissima, suscipe pia laudum preconia, te nunc flagitant, devota corda et ora, nostra ut pura, pectora sint et corpora. Tua per precata dulcisona, nobis concedas, veniam per secula, o benigna, o regina, o Maria, que sola inviolata per mansisti. Amen. Pensate che questa è una delle antifone, delle preghiere più odiate da Martin Lutero e da tutti, di più forse da Calvino, e capite il perché. Sia lodato Gesù Cristo.
Ave Maria.